il lavoro di plastico estetico di Amedeo Fiorese è frutto di una grande energia interiore, ma questo signore del mistero plastico ha un segreto, ed il segreto è il suo quaderno d'appunti che un giorno mi ha fatto vedere. Ebbene, tutto parte da un'energia interiore che poi diventa appunto. Tutte le sculture di Amedeo Fiorese irrompono nello spazio, non facendo rumore, ma nel silenzio straordinario, nel suo rapporto volumetrico tra il sogno e la realtà. E chi guarda le sue sculture è come ipnotizzato. Sono significative in quanto a questa magica dote, che sono pezzi unici nel doppio senso, che sono pezzi irripetibili e se hanno una serialità, quelle poche volte, è dovuto alla tiratura. Ma a me questo non interessa. A me interessa esattamente la sua straordinaria originalità di un poeta che sogna ad occhi aperti. Sono delle alchimie, nel doppio senso del termine. Io stavo proprio dicendo in francese le double sens, in quanto sono fusioni di materiali, di colori, di emozioni cromatiche, di una plasticità a volte apollinea, altre volte dionisiaca, anche inquieta e inquietante, perché l'anima di questo poeta della materia è quella proprio dell'alchimista, che lavora molte volte senza vedere, solo per intuizioni, quasi ad occhi chiusi, proprio come un alchimista del Cinquecento. L'astrattismo magico di Amedeo Fiorese non ha paragoni in quanto ha una sua unicità costante. Per lui lavorare sulla materia diventa quasi un trasporto magico, vede la forma, ma la sua forma non è mai una forma verista o realista, ha la magia astratta come se fosse una preghiera che nasce dalla sua interiorità. Le radici storiche di Fiorese sono molto, molto, molto importanti. Un conto è avere delle paternità, e Fiorese non ha paternità, è uno scultore autonomo e creativo. Le radici sono un'altra cosa, le radici sono collegate alla sua cultura museale. E indubbiamente questo maestro, visitando i musei del mondo, da ragazzo, no? È rimasto sicuramente colpito in quegli anni dal futurismo, della linea forza, dall'energia. Queste sono le radici interiori e museali di questo maestro. I ritmi delle forme di Amedeo Fiorese sono orizzontali e hanno una loro verticalità. La verticalità delle sue sculture sono spirituali, sono verticalità che salgono verso il cielo, aprono all'infinito, nel senso proprio spirituale del termine. Mentre la struttura orizzontale è altrettanto spirituale, direi quasi religiosa,
ma è diversa dalla struttura ascensionale. Qui ci troviamo di fronte a un fiorese che quando pensa all'orizzonte pensa alla terra, pensa al silenzio materiale, ma il suo materialismo, la sua immanenza, se noi chiudiamo bene gli occhi, vediamo che è un'immanenza piena di luce. Amedeo Fiorese si esprime attraverso una grande variabile di tecniche come il gres, come il legno, come il ferro, come il bronzo, come il marmo e altri materiali. A noi non interessa elencarli tutto perché stiamo parlando di opere, non facciamo un lavoro catalogico ovviamente perché sarebbe noioso. Quello che a noi interessa è rispondere perché il maestro utilizza queste variabili di materiali. Perché io sono sicuro che non è lui che va a cercare il materiale, ma il materiale che gli viene incontro, gli parla e diventa forma astratta, informale, di tensione, di serenità. Ma è lui che parla col materiale e lo invita, il materiale invita il maestro a trasformarlo nella sua anima reale. Ed è un dialogo tra lui e la materia. Ed è una cosa assolutamente commovente, soprattutto quando si vede questo artista che lavora in silenzio. Ma è un silenzio che noi sappiamo che non è poi così silenzioso, perché è il silenzio di chi parla con la materia e la tramuta. Amedeo Fiorese, come scultore attivo, disciplinato e operativo, è indubbiamente un sognatore, non potrebbe essere diverso, perché ogni sua opera è il frutto di un'illuminazione, di una grande intuizione che diventa forma, che prende colore. D'altra parte, essendo molto serio, molto acuto, è un cartesiano, è un pragmatico, e la sua capacità di maestro della prassi immaginifica ha una sua razionalità che ben si coniuga e ben si sposa con la sua capacità di sognatore. Per un sognatore controllato perché? Perché è antiretorico, ama l'essenziale e la pulizia dell'immagine che si sposa alla sua cromia che sceglie per intuizione estetica, coinvolgendo l'osservatore, che rimane sedotto esattamente dalle sue forme e dai suoi colori attivi e emozionanti. Thank you.
Do vita alla materia perché le mie forme rappresentano la vita.